Ok, diamo un'occhiata alla pagina delle opzioni. Partirà ovviamente la prima volta che avete installato in modalità non esperto, in modalità principiante. Diciamo che quando attiverete la modalità esperto compariranno molte, molte più opzioni. Ecco, queste rosse sono le mini guide. Potete, una volta che le avrete esaminate, attuate, eccetera, eccetera, potete sempre, diciamo, minimizzarle in maniera tale che non vi diano fastidio all'occhio. Dopodiché, ecco, prima opzione, chiaramente abilitate, disabilitate l'app. Io vi consiglio di usare assolutamente il widget per queste, diciamo, attivazioni e disattivazioni rapide. Qui scegliete il volume delle notifiche. Qui potete mettere, nel caso che le leggiate poco, le descrizioni più in evidenza, e qui potete scegliere chiaramente la modalità, se notturna oppure giorno. Ecco. Ecco, passiamo direttamente nella modalità esperta. A questo punto si aggiunge anche la possibilità di rimuovere le descrizioni, in modo tale che abbiate una visualizzazione sulle icone molto rapida una volta che sarete esperti. Dopodiché la possibilità di cambiare la lingua ce l'avete anche all'interno della mini guida che riguarda la vocalizzazione. Ecco, vocalizzare o meno in lettere minuscole, siccome certi text-to-speech praticamente si mettono a fare lo spelling delle parole quando incontrano delle parti in maiuscolo, allora qui potete evitarlo forzando, diciamo, la lettura in minuscolo. Qui potete scegliere eventualmente, funzionalità ovviamente voluta, il text to speech da forzare normalmente lascerei default. Ecco, poi dopodiché si aprono tutte le varie sezioni, come quella relativa al silenziamento delle notifiche, eccetera, eccetera. Ecco, qui potete vedere le relative guide, premendo il tasto in alto a destra, che vi porterà nel video relativo. Ok, ecco, andando adesso sulle opzioni, diciamo, non di sezione, qui c'è la possibilità di ritardare la notifica di qualche secondo. Questo può essere utile quando, per esempio, vi collegate a un autoradio o un dispositivo Bluetooth esterno che ci mette un po' per connettersi. E infine poi abbiamo la gestione del widget, che merita un video a parte.